Pieramico, cantante mussolmanese, prossimamente intervistato anche dalla RAI. Sì, sarò interessato da lei perché io, diciamo, ho condiviso il palcoscenico del Festival Pop 70 che si è svolto a Palermo, allo Stadio Comunale, dove io ho avuto l'onore di avere a fianco Aretha Franklin, Jean Alide, Duke Ellington, insomma, c'erano le stelle del jazz e della musica mondiale. In quanto, siccome Palermo è stata assegnata come città della cultura, allora questo avvenimento della televisione è dovuto delle nuove generazioni, degli eventi importanti che ci sono stati a Palermo. Io ho inviato pure una lettera al sindaco Orlando di Palermo, che ha avuto anche delle risposte positive, sia anche dell'assessore Cusumano e lo staff, diciamo, di questi che organizzano gli eventi importanti. La proposta è quella di assegnare un premio a Rita Flanken in quanto premio della cultura oppure la cittadinanza di Palermo, perché il jazz, la musica è pure cultura, anche perché lei rappresenta l'immagine mediterranea, anche per dare una risonanza mondiale. Parlando di Aretha Franklin, si parlerà di Palermo. Questa, diciamo, è l'intervista, oppure che io sono coinvolto pure a questo grande evento in quanto Palermo è città della cultura. Ricordiamo quando e in quale occasione ha condiviso il palco con Aretha Franklin. Beh, nel 1970 ho condiviso il palco perché i siciliani eravamo io, Giuni Russo, allora si chiamava Giusy Romeo, Enzo Rantisi, il grande jazzista di Palermo, e poi c'è stato pure Tonio Cuccara, Rita Tona, eccetera, eccetera. A livello regionale, grazie a Dio, sono rimasto io l'unico vivente, diciamo, che posso testimoniare e che ho avuto l'onore di partecipare e condividere questo palcoscenico con questi grandi cantanti.